A special dedication for Ambush. Yamumo, Jam Rock Records, right? La Calada presente, sì. A Puff Wit. Yamu Yamu. Dabba Dab Sound from Abruzzo. Yamumo, Yamumo. Ciao, io mi chiamo Franco Luca, sono Cino Maker, vivo dall'Italia e sono qui per la Spandavis e in questo momento piacevolmente mi trovo in questo splendido club, La Calada, che ritengo il top in Barcellona e fra i social club che ci sono. Allora, com'è conosciuta La Calada e che ne pensi? La Calada ho avuto la fortuna di vedere le origini e conoscendo uno dei soci fondatori, il grandissimo Bobby Calada con The Glover, e quindi un pezzo di cuore e lì ho avuto la fortuna di poter vedere il tutto, il nascere, vedere questo bellissimo sogno diventare realtà, una gran bella realtà per tutti quanti. Premettendo che non ho potuto vedere la realtà americana, conoscendo quella olandese e quella spagnola, e ritengo che i coffee shop all'inizio pensavo che potessero essere e sono una buona cosa per un commercio. Il social club ritengo che abbia quella qualcosa in più che fa sì che si controlli chi circoli dentro questi club e fa sì che per esempio ci si possa trovare tutti in armonia eccetera eccetera, non che ci si trovi il bevazzato eccetera. Perfetto. E, secondo te il cannabis dovrebbe essere libero o regolato? Da sempre io penso che dovrebbe esserci un'autoproduzione con una consapevolezza sempre di che cos'è che stiamo facendo. E perché educare è sempre meglio che prevenire e la regolamentazione è comunque un limite, forse al libero arbitrio. Quindi ganja free, Yes. Yeah. E dici un po' il tuo business, di che cosa si tratta? Io ho la fortuna di essere un estimatore innanzitutto della materia e andando in giro per il mondo ho iniziato a fumare in vari strumenti. Ovviamente la passione ha fatto sì che mi portasse a trovare lo strumento più adatto alle mie esigenze, sino ad arrivare a pezzi, esempio così come Cinu, che sono delle pipe verticali in stile orientale, ma fatti e prodotti da noi. Da noi, cioè io e la mia compagna. E la tua compagna chi è? È Barbara Sicca, che è la più grande per me smaltatrice e artista del colore, dove lei pone il colore sulle tele che io le propongo. Perfetto. E hai uno strain, una varietà preferita? A me piacciono molti strain, oramai ne vengono fuori molti. Sicuramente la Cisa ha quel carattere in più che apprezzo di più. Difatti. E hai una metodologia tua precisa di coltivare o un pochino generale? Diciamo che quando ho avuto la possibilità di avere il pollice verde e mi sono dedicato all'organico e al più naturale possibile. Qual è il tuo modo preferito di estrarre la resina? L'isolator ritengo che sia una maniera molto naturale per conservare tutta la fragranza e per i gusti della ricerca che voglio personalmente. Quindi è appunto l'isolator, senza disegnare Rosintech e altre stazioni che veramente sono eccellenti. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, ragazzi. Siete fantastici. Grazie. Grazie, sei incantato. Ciao a tutti. Yes. Ganja buena, ganja santa, voy a la calada cada día para probarla. ¿Cuál es la ganja que manda? Levántame le mano si te gusta fumarla. Ganja buena, ganja santa, voy a la calada cada día para probarla. ¿Cuál es la ganja que manda? Levántame la mano si te gusta fumarla. Santi su
subito a quelli che gli piace de fumalla. Santi subito a quelli che gli piace a coltivalla. Santi subito a quelli che gli piace de rollalla. Non capisco come e perché bisogna spacciarla. Ogni giorno a Barcellona tappa fissa alla calata. Critica alle scanche o kush tutta la serata. Qua a casa di Mattia fumar toda la mañana. Ed ogni giorno prego che sia così pure in Italia. Brr, con ambush fumo erba bona. Brr, c'ho la calata solo erba bona. Brr, Barcellona fuma erba bona. Cancia garantita dal controllo valida. Brr, con ambush fumo erba bona. Brr, c'ho la calata solo erba bona. Brr, Barcellona fuma erba bona. Cancia garantita dal controllo valida. Ganja buena, ganja santa, voy a la calada cada día para probarla. ¿Cuál es la ganja que manda? Levántame le mano si te gusta fumarla. Ganja buena, ganja santa, voy a la calada cada día para probarla. ¿Cuál es la ganja que manda? Levántame la mano si te gusta fumarla.